prima giornata a Romix, video un po' particolare perché siamo da Epicos. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, come avete visto dalla intro di poco fa, e anche perché mi vedete conciato così, vuol dire solo una cosa: siamo al Romix di aprile e più precisamente oggi siamo da Epicos. Oggi ragazzi vi faccio vedere un po' com'è la giornata di Epicos durante queste fiere, perché avrete notato, se non conoscete Epicos, vuol dire che vivete in una grotta, perché Epicos, come sapete la maggior parte dei cosplayer, sta in quasi tutte le fiere cosplay, tra cui anche il Romix, che è proprio tappa fissa. Vi spiegherò e vi farò vedere cosa consiste la loro realtà e come è nata tutta sta cosa di Epicos, da cosa è uscita, come è nata l'idea di Epicos. No, raga, io non lo so, glielo chiediamo a quelli che gli organizzatori, credo. E quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre, dai. E quindi mo, come ho detto, vi faccio qualche domanda da Epicos oggi giovedì, e poi vi farò dire anche i programmi dei prossimi giorni. Ho detto, oggi parleremo con gli organizzatori di Epicos e sono proprio qua. Sono Sara e Luca. E Luca, vabbè, raga, voi li conoscete, penso che li conoscete, se no vivete in una grotta. Allora spiegami innanzitutto com'è nata Epicos, perché da dove è uscito fu da dove ti è saltata in testa l'idea di creare Epicos? Epicos è un progetto, diciamo, è l'evoluzione di un vecchio progetto che si chiamava Cosmovix, che praticamente non era altro che l'idea di creare un'attività professionale sulla base di una passione. Quindi da quello che era la passione per il cosplay, la conduzione degli eventi, la costruzione dei cosplay contest già da anni prima, alla fine ho deciso di, dopo un po' di anni, un po' di situazioni, di trasformare la mia passione nel mio lavoro, e quindi è nato il progetto. Inizialmente Cosmovix si chiamava, poi la gente non lo sapeva dire perché non si sapeva se andava preso prima o dopo i pasti. È il 2010, dal 2010 quindi. E nel 2016 abbiamo deciso di cambiare nome, di rimodernizzarci, trovare un nome più semplice, più veloce, più pratico, più solido, ed è nato Epicos. Tu invece sei la compagna? No, solo di lavoro, basta e avanza, perché, guarda. Perché parecchia gente ha creato già le copie, no? È la compagna, è una collega, pure tu mi sa che hai creato Epicos insieme? No, io sono in Epicos dal 2018, sì, sostanzialmente. Quindi, vabbè, diciamo, comunque non da ieri, diciamo. No, ma io Luca lo conosco da tantissimo prima. Perché voi siete di dove siete voi? Non siete di Roma? Io romana. Tu sei di Roma? Romana. E tu invece? Io sono abruzzese, però ormai romano da 20 anni praticamente. Quindi fai la sponda fra Abruzzo e Roma? No, ormai sono fisso qua, sono fisso a Roma da 20 anni. Sì, mi sono trasferito. Diciamo che non sei a Roma, vabbè. Sei in provincia di Roma, che dove? Romani. Dove? Diciamolo, sul lago, tanto poi lo taglio. Sul lago di Bracciano. Beh, bello. E quindi diciamo, quindi è nata Epicos, e da dove ti è venuto il nome Epicos, da dove esce? Il nome Epicos, questa è complicata, e praticamente cercavo un nome facile di 6 lettere che si pronunciasse nello stesso modo in cui si scrive, e l'ho detto bene in italiano, la consecutio tempo, insomma abbiamo capito, abbiamo rimasto in pochi a parlare italiano, non ce ne frega niente. E alla fine è nato Epicos perché cercavo una parola con il suffisso cos, che ricordasse il cosplay, cose del genere. Epicos è un acronimo che sta per Entertainment and People in Cosplay. Voi questa non la sapevate, eh? Giuro che io e altre persone pensavo, tipo, io la mia idea era una cosa epica, e quindi cos richiamando al cosplayer, anche un po' al latino pensato, e quindi ho detto è una cosa epica, cosplay epicos, come invece non c'entrava niente. No, è anche quello, è tutto. È solido. Lo usiamo molto l'epico come parola, quindi ci sta. E invece ho visto che ci sta parecchia roba di Bostik. Mi spieghi sta collaborazione con Bostik, da dove è nata? Con Bostik ci siamo accollati, nel vero senso della parola.
No, scherzo. È una collaborazione nata quest'anno, veramente veramente bella, anche perché chiunque realizza un cosplay, vuoi o non vuoi, il Bostik lo utilizza, perché incolla tutto, qualunque tipo di materiale, e soprattutto è adatto per il FOAM, che viene usato per il 90% dei cosplay in armatura e accessori. E Bostik sempre di più ha deciso di inserirsi in quest'ambito, proprio perché il prodotto piace al nostro settore, e allora abbiamo detto: senti, visto che noi siamo su tante fiere, se vi va potete sostenere quello che è l'attività di SOS Cosplay, quindi della riparazione all'improvviso dei costumi che si rompono in fiera, fornendo tutti quanti i materiali più adatti per aggiustare i costumi. Quindi voi ci avete qua questo stand che vi faccio vedere, questo stand qua con tutta la roba, l'armamentario, mila cose di Bostik, di colla. Ma guarda che carino che ha fatto Bostik, scusate, io voglio far vedere questo, che è proprio una leggenda su come utilizzare i prodotti per il cosplay. Ah, è quindi proprio è proprio le istruzioni, diciamo, tipo le istruzioni per tipo, con la cape, pure assume, tipo elettricista, diciamo. No, è tutto. Tutta roba di Bostik, e quindi da quest'anno ci avete questa collaborazione, sì, che Bostik veda tutta sta roba, esatto, per aggiustare. Raga, se voi usate Bostik, se lo usate, fatemelo sapere nei commenti. Se non lo usate, che cazzo usate se non usate Bostik? Bravo. Se volete imparare a usare il Bostik, passate da qua che vi spieghiamo anche come voi, funziona. Perché voi, no? Spiegate pure qua. Come no, di colle, certo. Ho visto che voi fate pure le gare. Ogni tanto abbiamo niente da fare. Sto impiccio delle gare, perché? Da dove immagino che ci sia tanto lavoro per organizzare una gara. Perché il cosplay nasce come passione, ma nasce principalmente anche sul palco, quindi la parte play, la parte di interpretazione, di poter mettere in scena quello che il personaggio rappresenta, è alla base di questo fenomeno. E le gare cosplay esistono dai primi fine anni 90, quindi ormai sono quasi 30 anni che ci sono le gare cosplay. Io ho iniziato come cosplayer, quindi gareggiavamo nelle fiere, poi alla fine ho avuto l'occasione di, prima di presentare, poi di organizzare le prime gare, e alla fine ho detto vabbè, proprio il mio lavoro, l'attività principale di Epicos e della nostra attività è quella di organizzare, oltre quelle che sono le attività di intrattenimento, i raduni e robe varie, principalmente le gare. Ah, la sana competizione. Da 1 a 10, quanto è, diciamo, quanto è impegnativo questo stand, tutto sto ambaradam di stand che voi c'è, che inizia da qua e c'è sta tutta loro che fanno le foto, da 1 a 10 quanto è impegnativo a organizzare, montare, okay, tutta sta roba? Allora, montare in realtà forse è la parte più facile, il montaggio. Qua non c'è quasi niente, c'è pochissima roba. La parte proprio difficile di Epicos è tutta quella che voi non vedete, quindi tutta la parte organizzativa, capire tutto il contatto con le fiere, con i clienti, capire chi portare, chi non portare, lo staff, che cosa portare, cercare sempre nuove attività da portare. Tutta quella parte che voi non vedete è la parte più difficile, io vi darei un bel 7, dai. Un bel 7. Invece, sulle gare, da 1 a 10 quanto è difficile, quanto è impegnativo creare la gara, soprattutto che poi fate, ho visto, non è che fate una gara e muori là, fate una gara per poi fare una mega finale. Ah sì, cioè tutto sto ambaradam, da 1 a 10 quanto è impegnativo? Dipende da che punto di vista, se parliamo della gara di per sé, non è molto difficile da organizzare, è difficile inserirla nel contesto fieristico e di tante fiere, dove ogni fiera ha le sue necessità, ha le sue richieste, ha le sue possibilità, e quindi lì devi riuscire a combaciare la qualità della gara con il, diciamo, quello che hai a disposizione, è lì che diventa complicato, e allo stesso tempo cercare di far contente quante più persone possibili, perché ognuno poi ha le sue richieste, ognuno ha i suoi bisogni, e si cerca di trovare sempre un punto d'incontro dove possibile. Quindi diciamo un 10? No, 10 no, di 10 io non so se c'è una cosa che gli puoi dare proprio 10. No, nel nostro no, forse sarà anche che lo facciamo da talmente tanto che ormai siamo molto abituati. Dai, diamo un 6, perché ci sono sempre, diciamo, sono sempre un po' di sfide, sì, ecco, cerchiamo sempre un po' la sfida per migliorare, quindi diciamo 6 per quello. Allora, e qua invece ci sta, tu sei? Alice Cosplay. Ali, perché pure tu sei una cosplayer. Eh certo, io sono nata come cosplayer. Sei nata come il tuo miglior cosplayer, il tuo miglior cosplay. Stella. Stella? Stella delle Winx. Delle Winx. Certo. Aspetta, quale sare? Che noi siamo ignoranti, alcuni quella sono bionda. Ignoranti, fammi vedere, chi è? Quella bionda. Questa qua.
raga, ci assomiglia, raga. Potete, raga, è lei. Senti, ma io qua ho visto, raga, c'è una luce esagerata, c'ha cieca. Allora, ho visto che stanno qua allo stand, dove lo stand, la parte dove ti fanno le foto delle Wings. Sì. Mi spieghi come funziona sta? Innanzitutto, ho saputo che è un anniversario delle Wings. Sì, sono i 20 spiegami anni. Spiegami bene questo fatto. Certo. Allora, ci sono i 20 anni delle Wings, per questo Rainbow ci ha chiesto, insomma, di fare un Rainbow po'... addirittura, certo, abbiamo questa collaborazione con Rainbow. Non mi vanto, ma sono la referente di questo progetto. Senza vantarsi. Senza vantarmi. E abbiamo appunto il Wings Cosplay Club, che abbiamo fondato questa pagina per le cosplayer delle Wings, che possono venirti a trovare. Abbiamo il gruppo su Telegram, vi ricondividiamo su Instagram. Sicuro? Certo, voi ci taggate, noi vi ricondividiamo. Okay. Potete venire qui a farvi le foto, cioè, ci sono tutte le Wings qua, oppure Alfea qua di lato. E Ciao Alfea. Ciao. Se avete bisogno di cosplay Wings potete scrivermi. Fai pure commissioni. Raga, qua famo proprio a marchette, famo. Come ti contattano? Su Instagram, sempre Alice Cosplay. Alice Cosplay, questo nome l'ho già sentito, chissà per quale motivo. Vabbè, e quindi. Ma io ho visto che qua ci stanno delle ali, ma sono le tue, cioè chi viene le può usare per farle? Spiegami un po'. Novità Romix, sì, dici. Potete farvi le foto con le ali e potete farle sia qua sia al Settomatic, non so se già ne hai parlato. Le ali, andiamo. Okay. Pensavo che qua è una cosa esagerata. Niente, potete scegliere la vostra Wings preferita, mettervi le ali e volare. E fiere la Wings preferita, brava. Ovviamente deve essere Stella. Stella. Se non è Stella la vostra Wings preferita, che qua, quante Wings sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 6 Wings. 6 Wings, ragazzi, scrivete nei commenti qual è la vostra Wings preferita. Io allora devo dire sinceramente non ho visto molto le Wings, devo essere sincero, ho visto qualcosina nel mio qualcosina che ho visto. A me mi è molto simpatica, mi piace quella con i capelli blu. Com'è che si chiama quella con i capelli blu? Musa. So ignorante. Musa, quella della musica. Musa della musica, vedi, mi piace, raga, mi intriga quella con i capelli blu, con la musa. Da quanto tempo fai cosplay tu innanzitutto? Dal 2015. Ah, quindi sono... 9 anni. Il tuo primissimo cosplay qual è stato? Se non ricordo male dovrebbe essere Triss di Divergent, che è un libro, un film, proprio era una roba, proprio il primissimo cosplay buttato lì. E poi ti sei buttata sulle Wings. Poco dopo sì, ho iniziato con le Wings. E quello è punto fisso tuo cosplay, sì. Oltre che ad essere una delle rappresentanti di Epicos, che pure io voglio questo top, così me lo metto così. Ti ci vedrei, eh? E poi ragazzi, come ha detto poco fa la nostra Wings Stella, ci sta pure il... perché non mette più a fuoco? Ecco, ci sta il super set fotografico con Chiara Santaterra, che raga fa delle foto a dir poco esagerate. Ma non so se questa è intelligenza artificiale o è proprio lei che le fa, perché ragazzi è una cosa esagerata. Secondo me c'è sta un pizzico di intelligenza artificiale in ste foto, però mo gliele chiederò direttamente a lei, glielo chiedo. Però raga, devo dire che fa proprio tante belle foto. Vedi, se fai scarica la foto, ti scatta la foto e credo te la possa scaricare tramite il QR code che sta qua. Però mo glielo chiedo appena arriva, perché siamo proprio la mattina presto. Allora fammi vedere, ci stanno due così delle luci, raga, questa è roba proprio professionale, due delle luci, il faretto dietro, uno, due, 3, 4, 5 luci, e c'è sta pure la famosissima macchina del fumo che ti fa tutto l'effetto, come vedete qua dietro, raga, una roba esageratamente bella. Vediamo qualche altra foto che c'è sta, vediamo che altri. Sì, vabbè, buonanotte, zii. Ma questa è proprio roba, non lo
so, raga, credo siano tutte foto sue, credo. Mo che viene glielo chiedo, mo che viene glielo chiedo, raga. Raga, come ho detto, qua ci sta la, ci sta lei è Chiara, giusto? Sì, esatto. Andiamo da parte dove sta il set tuo. Dove, okay, dove sta tutta la questa è la zona sua che avete visto poco fa. Un po' allestito così e sto aspettando di fare i primi set, quindi al momento siamo in stand by. Cioè, ma... l'hai già prenotato? Cioè, innanzitutto, sì. Innanzitutto, a quanto è che fai la fotografa? Da dove è nata st'idea? Spiegami un po', perché è lunga. Quanto dura il video? Perché la gente, quanto è lungo? Chi se ne frega, vai, parla, ma allora, tanto poi taglio. Allora, io ho iniziato a fare la fotografa per dire, cioè, diciamo che ho sperimentato quando avevo tipo 16 anni, okay. Quindi stiamo parlando del 2005. Oh, sì, diciamo che ho iniziato facendo autoritratti. Fai autoritratti? Mi facevo autoritratti, quindi sì. Quindi sai anche disegnare, immagino. Sì, beh, ho fatto la stessa cosa, no, ma con proprio autoritratti, non i selfie classici, proprio fare le foto costruite, proprio... Ah, proprio, vedi? Sì, ok. E poi la passione è andata avanti fino a che nel 2010 avevo iniziato a fare un lavoro, ma non è andato molto bene, ho detto va a fa un bagno, voglio provare a fare la fotografa. E da lì, da cosa è nata cosa, diciamo che comunque dal 2019 lavoro con Epicos e da allora sono sempre stata presente agli eventi principali con loro, così. Che macchina hai usato all'inizio per fare le foto? Perché io credo che all'inizio che facevi foto non erano perfette come quelle che stanno qua. Come, che macchina hai usato? Allora, la mia primissima era una Coolpix, proprio una compatta. Ma di quelle compatte, sì, vecchie. Oh, io sono vecchia, eh. No, non si, sì. Non si dice così. E adesso utilizzo una, sempre della Nikon, uso la 7002. Non è una macchina potentissima, però diciamo che il suo lavoro lo fa, il suo modesto lavoro lo fa. Però se uno vuole iniziare, non è che deve iniziare per forza con il mega macchinone. No. Può iniziare piano piano. Sì, con l'attrezzatura, perché quello anche l'attrezzatura base, perché quello che fa è anche sperimentare, perché io non ho fatto nessun corso di fotografia, sono completamente autodidatta. Ma chi sei davvero? Sì. Sia fotocam, se sì, perché punta sul nero, perché punta sul nero. Punta sul nero, lo spostavo okay. Ok. Io sono autodidatta sia per quanto riguarda la fotografia che la post produzione, non ho fatto nessun corso, ho solo tanto provato e magari vedevo quello che facevano gli altri e cercavo tra virgolette di imitare, però solo con l'intento di imparare, e prendevo quello che imparavo per fare uno stile o comunque qualcosa che mi potesse piacere. Devo dire, questa risposta è completamente inaspettata. Io mi aspettavo che tu mi dicevi, ho fatto un corso, no, un po' studiato, no, no. Autodidatta. Autodidatta. Ti usciva male qualcosa, la prossima, sì, facevi meglio. Sì, diciamo che preferisco tipo sbattere la testa sul muro. Hai sbattuto la testa? Ah, tante volte, tante volte. Quindi se uno inizia a fare, si approccia alla fotografia, dici sì, no, le foto che faccio fanno cacare, lascio stare. Tu che consiglio gli daresti? Insistere, provare, persistere, perseverare, tutto quanto, perché la tecnica la si può imparare in una giornata, ma la fantasia è solo tua e bisogna continuare, sperimentare, giocare. Bisogna essere open mind, diciamo. Sì, non bisogna mai dire no, però le mie foto non valgono niente. Non è assolutamente vero, perché è il primo gradino di una lunga scalata. Poi dipende sempre un po' dall'approccio di una persona, però si parte sempre dalle basi, che poi magari non è mai una buona base, perché uno vuole appunto sperimentare, cioè i primi approcci non sono mai magari al top, ma fa niente, cioè è come quando uno chef vuole imparare, vuole diventare uno chef. Oh, tu impari. Siamo al 2024, esatto. Hai iniziato nel 2005, sì, quindi sono, che io so di scalculico, quanti anni sono? 2005, quindi sono quasi... 20 anni? Eh sì, sono 20 anni. Sono vecchia. Ragazzi, ci ha messo 20 anni per arrivando sta, cioè, non è che, cioè, 20 a 15 anni, diciamo 15, sì. Che cazzo, non è che, non è che da ieri che lo fai. No, no, tutto tanto dalla passione. Io prima ho fatto vedere alcuni tuoi lavori, ma queste, allora, innanzitutto, sì, questi due libri che stanno qua, sì, sono lavori tuoi, sono, che è tutta roba tua, l'hai presa da internet, spiegami un po'. No, sono miei libri che ho voluto stampare per far vedere. Ma sono foto fatte da te? Sì, sono, allora, nel primo caso, nel libro questo qui davanti, okay, sono foto
foto che faccio in fiera. Ok. Sono foto che faccio esclusivamente in fiera con il set qui presente. Questo qua. Questo qua che non mette a fuoco, ok. Esatto. Invece il libro, quello più avanti, sono i set privati. Ah, fai pure set privati, sì. Fai. Sì, azzo! Sì, sì, sì. Il mio lavoro è questo proprio. Però partita IVA e tutto. Se vabbè qua. Senti, sì. Tu devi, però ci devi di verità, devi essere sincera, tanto sto video non lo vedrà nessuno, quindi di verità. Io in queste foto, sinceramente, ci ho visto un pizzico di intelligenza artificiale. No. Ce l'ho vista, diciamo la verità. No. No? No. Manco una punta a punta. No, zero. 000, ho anche ricostruito delle parti in cui c'era tanta gente, per esempio nel set a Lucca, che era tipo nella scalinata del Fanner, ho ricostruito io con la tavola grafica tutto quanto. No, cioè io ho visto, ve faccio vedere, ho visto qua, gira va indietro. Allora raga, qua secondo me un pizzico di intelligenza artificiale ce l'hai messa, devi dire la verità. Sì. No, sono sincera, sono assolutamente sincera. Sta roba l'hai fatta tutta tu, l'hai fatta? Sì, a livello grafico sì, ho preso gli elementi, li ho integrati, ma sono fatti non con intelligenza artificiale. Nelle mie foto non c'è intelligenza artificiale. Che beh, non è che è un male, però diciamo, no. Se uno lo fa è bene dirlo, insomma. Ma no, ma assolutamente. Perché? Intelligenza artificiale non è così performante, almeno per il momento, per quel che mi riguarda. Okay. Però per le mie foto non ho... Perché ho visto che ci stanno, saputo, che ci sono alcuni fotografi che la usano e dicono no, diciamo, non è che è una cattiva cosa l'intelligenza artificiale, diciamo, però se la usi, dillo. Bisogna... Perché non c'è niente di male a usarla. L'unico caso in cui posso utilizzare l'intelligenza artificiale... Eccolo. È solo per la nitidezza. Quello pure i telefoni, la nitidezza. Esatto, cioè è solo perché magari una foto viene leggermente sfocata sul viso di una persona, ma solo leggermente, e io non sono soddisfatta, allora vado a ripristinare quella nitidezza che l'ho persa, perché il discorso è che noi facciamo le foto, ma lo schermo è sempre molto piccolo, certo. E te ne accorgi quando sei a casa che lo guardi il computer, vabbè, cavolo. La nitidezza non è che è proprio un'intelligenza artificiale, la nitidezza è un software. Sì, esatto, ma quello è l'unico caso in cui io ho utilizzato intelligenza artificiale, assolutamente sì. Ah, senti, ho visto che qua c'è sta scarica le tue foto, spieghi come funziona sta roba. Ma semplicemente sono le persone che vengono a fare le foto da me, okay. Io do tutte le informazioni qui, anche tutti i miei social per poter trovare il materiale, perché... Se dovessi onestamente mandare le foto a tutte le persone, poi rintracciarle diventa anche troppo laborioso, troppo lungo per me. Invece qui io do tutte le informazioni, quali sono appunto i miei social, tra cui anche il drive dove loro troveranno le foto per poterle scaricare. Okay. E con tutte le varie informazioni poi abbiamo anche quello che riguarda la liberatoria fotografica. Ma perché gli sto fatto da liberatoria? Perché? Se fai foto in fiera è normale che è pubblica, se le vede pubblicate ovunque, no? Lo so, in realtà sì, però è una questione di proforma, onestamente. Ah. È solo per una tutela maggiore, anche perché se una persona poi dovesse tipo... No, io non voglio che la mia foto vada a venire sui social, allora non venire da me a fare le foto, nel senso, lascia perdere. La vedo un po' strana come cosa, però, sinceramente. Però ci sono dei casi in cui ci sono minorenni. Allora, lì la situazione cambia, perché c'è bisogno della liberatoria compilata dai genitori. Ed è esclusivamente comunque digitale. Ok. Non ci sono scartoffie, lo fanno tramite telefono. Quindi non si abbattono gli alberi. No, non si abbattono gli alberi. Se volete abbattere gli alberi, fatelo per una grigliata. Esatto, o fatelo in un videogioco, Nei videogiochi non lo facciamo nella natura. Però per quanto riguarda, anche per non avere tutte le scartoffie, cercare documenti, almeno ce li abbiamo digitali. Siamo nel 2024, l'era della digitalizzazione. Esatto. Beh, allora, quindi ricapitolandolo, sì. Uno viene qua, sì. Tu accendi, li ho contati, sono 5 faretti, o me sbaglio? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6, 5. 5 faretti, e già qui me coglioni. Ho visto pure la macchina del fumo. Sì. Che io sono la macchina del fumo umana, lei c'è la macchina del fumo, la macchina proprio. Certo, assolutamente. Quindi uno viene qua, tu accendi tutto sto ambaradame, li accendi, esatto. Tutti o qualcuno soltanto? No, principalmente sono quasi tutti, tranne quello là in fondo, che è quello a seconda di come la posizione, con me. Però sì, tutto quanto. Accendi tutti, sistemi, carichi
stacchi la macchina del fumo. Sì, la faccio partire e scatto. Scatti la foto. Sì. Dal momento che tu hai scattato la foto, poi la devi editare. Sì. Quanto tempo ci metti orientativamente? Allora, è abbastanza... Perché uno dice, oh, ho fatto ieri la foto, è passata una settimana, non l'ho avuta. O spieghi perché? Perché allora... la gente dice, è fatta ieri, mi mani la foto. No. No. Allora... Se la vuoi non editata, scattata così, so cazzi sua. Cioè. Esatto. Oh, esatto. Diciamo, se la vuoi scattata bella, senza niente, so cazzi tua. Ma nessuno non vuole, la foto. Se no, che cazzo fa? Esatto. Così, gigantesca che c'è. Cioè, metti... già è tutto quanto, tutto bello preparato. Vuoi un pacchetto bello pulito, preparato. Comunque, diciamo che per una foto base, quindi solo post-produzione pelle così, ci vogliono 10 minuti. Ok. Comunque, 10 minuti. Andiamo dai 10 minuti alle 2 ore e mezza, perché a seconda della complessità della foto che una persona vuole, perché faccio i vari pacchetti. Okay. Una post-produzione base, che è appunto solo la pelle, sistemare le cose, le luci, queste cose qua. La post-produzione media, che consiste nell'aggiungere giusto qualche effettino, giusto per contestualizzare un po' di più. Invece il pacchetto, quello un po' più, diciamo, quello un po' più carico. Che fa sto pacchetto carico? E sono magari anche la ricostruzione di alcune parti, alcune cose che sono state messe poi in post-produzione. Ah. Tipo quelle che hai mostrato prima. Ah, vedi, tipo quelle. Esatto. Okay. Richiedono molto più tempo di elaborazione, perché certo. Però deve essere sempre tutto molto contestualizzato. Infatti io chiedo alle persone che fanno magari il pacchetto, quello un po' più pompato, di mandarmi delle reference del personaggio, perché cioè, magari metto gli effetti che non c'entrano niente col personaggio, non ha molto senso, onestamente. Può essere tanto istruita sui vari anime, film, fino manga, a un certo punto. Ma se vieni corciccio conosciuto 20 anni fa, chi cazzo te conosce? Certo, poi io sono comunque nerd, mi piacciono i videogiochi, cioè, però diciamo che ultimamente stanno uscendo talmente tanti personaggi, talmente tanti videogiochi, anime, manga, che ormai abbiamo il mercato, quasi che impossibile. Esatto, cioè sono da sola. Cioè, sei tutto da sola, tutto sì. Da sola. Cioè, ogni tanto viene mio ragazzo a darmi una mano, però in questo caso ti sposta una luce al massimo. No, no, lui mi posiziona proprio le persone, sa già, mi sistema già vedi. Le luci, mi aiuta col funo. No, lui fa veramente tanto. Fa l'assistente serio, giusto? Sì. Mi piace, mi piace. Anch'io avrei bisogno di un assistente serio. No, fa molto comodo. Sì. Grazie Miki, grazie, anche se non ci sei adesso. Ok, e quindi più o meno, dal momento che uno scatta la foto qua, quanto tempo orientativamente passa finché tu non gliela... Perché non è che la metti sul drive, dici? Sì, la metto in un drive, esatto. Più o meno quanto tempo ci vuole finché tu dallo scatto a che la carichi sul drive, più allora, o meno? Io do dei tempi relativamente lunghi, perché non si sa mai che nel mentre entrano altri lavori, entrano altre fiere, perché comunque facendo tante fiere è vero. Stare dietro diventa anche abbastanza complicato. Diciamo che la media si aggira attorno a un mese e mezzo / due, però si può anche dilatare, perché gli imprevisti ci sono sempre nella vita, e tipo l'anno scorso sono stata ferma 3 mesi per problemi di salute gravi. Che vuoi, l'ospedale ti mette di telefono. No, però per dire che comunque possono capitare degli imprevisti, può capitare qualcosa, e quindi do un massimo di tempo di 4 mesi, massimo. Però io sono sempre... ci sei mai arrivata a 4 mesi? No, mai. Sono sempre arrivata a massimo 2 mesi e mezzo, cioè 3, proprio stare proprio larghi. E beh, effettivamente ho visto anche altri fotografi, più o meno tutti quelli danno come tempo, sì. 60-90 giorni più o meno. Sì, ma per una questione che appunto magari le foto sono tante, ognuno è proprio anche tempo di post produzione, e anche dipende se una persona lo fa per lavoro. Io lo faccio di lavoro, mi sveglio alle 7:30 del mattino, alle 8:30 inizio a lavorare le foto e vado avanti anche fino a mezzanotte, l'una di notte. Sì, alle volte sì, perché dico no, devo consegnare, io sono molto staccanovista, forse troppo. Madonna. Non lo faccio sempre, anche perché io no, la postazione di fianco c'è il mio ragazzo e mi tira per il braccio, fa basta, è ora che tu smetta di lavorare. Dai. E c'è qua, ci sta lei, proprio così all'infame fargli le domande, proprio così.
sorpresa. A sorpresa proprio. Allora, prima ho visto che tu ci hai fatto le foto, perché qua stiamo io e la Bomicchi, vabbè, ci avete già visto. Mi spieghi sta roba qua, cos'è e come funziona? Ah, il set Matic. Ok. Sarebbe un set fotografico semiprofessionale, cioè non è la telecamera già impostata, e viene fatta una foto appunto con la reflex eccetera e viene scannerizzata in digitale. Okay. Poi può essere anche stampata e viene messa sul social wall. Perciò il cosplay viene appunto sponsorizzato con il nickname su Instagram e ha appunto visibilità. Ok, e tu l'attacchi qua la foto e poi uno prima che se ne vada alla fiera se la porta a casa, quindi può tornare qua e se la porta. Nel frattempo ha il vantaggio appunto di essere sponsorizzato. Vedi? Sul social wall con il proprio nickname, tutte le foto di tutta la gente che si fa. Quanto costa questa offerta roba? Libera. Offerta libera, quindi se sei tirchio c'è anche meno, insomma, diciamo qualcosa gli sì, da. Sì. Come ti chiami tu, perché non mi hai detto Alessandra? Come ti chiami? Alessandra. E pure tu fai parte delle Winx? Ogni tanto. La tua Winx preferita qual è? La tua Winx Flora, assolutamente Flora. E voi ragazzi scrivete nei commenti qual è la vostra Winx preferita. Venite a trovarci, ovviamente. E venite a trovarci, che sta lei? Ma tutti i giorni stai tu? No, oggi e domani. Poi sabato e domenica c'è comunque il servizio, appunto. Sì, altre persone, quindi ci sta questo set. Mo fai vedere bene. Okay, allora, tu fai le foto da qua. Allora, da qua c'è proprio una reflex, cioè in realtà il set è quello di uno shooting. Ok. Quindi magari con 5 euro ti porti a casa una foto da shooting, è che giusto. Non è poco, insomma. Ed è tenendo. E viene anche trasmessa, puoi anche metterti là così facciamo vedere come funziona. Lo sta? Sullo schermo. Ah, vedi? Mi metto qua. La foto che viene fatta. Vedi qua, vedi tutta illuminata. Una set appunto da shooting ufficiale. Okay. Viene poi messa appunto sullo schermo, quindi la persona ha modo anche di vedersi e di scegliere di vedere la foto come viene. Mentre che tu attacchi la videocamera, uno si vede qua come quando ne esce appunto una che ti piace. La cosa giusta. Esatto. Oh, quando ne esce appunto una che ti piace, viene appunto sia stampata e messa sul social wall e poi portata a casa, okay, e sia fornita in formato digitale, quindi con il QR code si scannerizza e si ha direttamente la foto della subito. Istantanea. Da mettere su Instagram subito. Mi hai fregato a battuta, sì. La stavo a Dio, da mettere subito su Instagram taggandole. Così ci taggate subito, ovviamente. Taggate subito, magari se te va, tagli anche lei che te l'ha fatto. Come ti chiami tu? Alessandra, su Instagram Chiquitas. Chiquitas, come Chiquitas le banane. Vole. Come le banane, ti Chiquitas 17, qua ci stanno pure. Chiquita 7. Chiquita 7, c'ha 7 Chiquita lei. E quindi ci stanno 1-2 foto più il muro, raga, ma che cazzo volete? Sì, no, c'è anche lo sfondo delle Winx, ovviamente. C'è pure lo sfondo delle Winx. Me l'ha detto. Abbiamo anche le ali. Me chi vuole fare la foto con la Winx, c'ha anche le ali. Lo puoi fare qua la foto. Sì, vedi. Puoi scegliere le ali, puoi scegliere la Winx che preferisci. E si mette qua con le ali da bella, a me piace. Questa cosa a me piace. Puoi molto. Puoi mettere la Winx anche tu. Ho visto innanzitutto che qua ci stanno tutti sti personaggi qua dietro e anche qui ci stanno molti dei personaggi. E non sono tutti. Ah, non sono tutti? No. Ok. E ho letto che ci sta scritto Epicos Agency. Mi spieghi sta cosa di Epicos Agency? Come funziona? Se uno dice se voglio provarci anch'io, cosa devo fare? Spiegami un po' sta cosa, com'è? Allora, la parte agency di Epicos è un lato importantissimo di tutta quanta l'attività, perché è quella che riguarda il management per i cosplayer, per gli influencer, per i talent, sempre nel settore cosplay, dove Epicos vuole cercare di far crescere quelli che sono i cosplayer che hanno dimostrato di essere attivi nella community, nella creazione dei contenuti, soprattutto nel fare qualcosa, nella realizzazione dei costumi, nella realizzazione delle parrucche o semplicemente per il lavoro come influencer a tema cosplay, ovviamente con le foto, servizi fotografici e cose del genere. E cerchiamo di spingere quanto più possibile sfruttando quelle che sono le fiere per far crescere la popolarità dei cosplayer e poi poter vendere questa popolarità e vendere questi talent a quelli che sono i brand, i marchi, le aziende che vogliono investire non solo sul cosplay ma proprio sul cosplayer in qualità di influencer per promuovere qualche prodotto. Ok, quindi
uno per poter partecipare, come funziona? Se uno dice io voglio provare a candidare, sono delle candidature, dei provini, dei casting? Allora, non c'è niente del genere, nel senso la candidatura per presentarsi c'è sul sito di Epicos, okay. C'è proprio proponiti come talent, ma non basta quello, nel senso compilando il modulo tu arrivi nel nostro database, poi sei tu che devi farti notare, nel senso ogni singolo cosplayer deve far vedere, deve uscire fuori dalla massa, perché noi di candidature ne riceviamo centinaia al giorno, quindi noi dici puoi coinvolgere tutti, noi andiamo a coinvolgere quelle persone, quei cosplayer che si fanno notare. Quindi innanzitutto vieni a parlarci, vieni a presentare da noi in fiera in prima persona. Oh, questa è cosa principale, certo. Diciamo, non è che mandi solo la coce e non mi hanno chiamato. Chi sei? Fatto evidente. Esatto. Una volta, non sempre, almeno una volta. No, anzi, passa, a noi ci fa piacere, non ci disturbate. Non li mangiate. Non è che li picchiate, non gli fate del male, quindi state assolutamente. Non ve fanno niente. No, anche perché poi sennò si sporca tutto di sangue, devi pulire, è scomodo. Troppo impicci. Quindi per questo dico. Prima di tutto passate in fiera e venite a salutarci, venite a trovarci, fatevi conoscere. Poi quando realizzate un costume, quando realizzate un video, quando realizzate una coreografia, un qualunque cosa degno di nota, taggate Epicos subito, perché così noi lo possiamo vedere, vediamo quali sono le vostre potenzialità e sappiamo che se un evento o un brand ci chiede, che ne so, una cosplayer che è anche un idol oppure un wig maker particolarmente bravo, noi sappiamo chi possiamo andare a contattare. Quindi in base alla zona di dove sono loro. Anche, oppure se diventi così popolare, diventi così forte, diventi così richiesto, non importa la zona, perché è capitato, chiamano a prescindere, pagano la trasferta e quindi quella la cosa si fa lo stesso. Quindi la prima cosa per entrare nel roster di cosplay di Epicos è fatevi notare, fatevi vedere, andate in giro, uscite fuori dalla massa, fate foto, post, storie, insomma, esatto. Non è che devono avere un profilo morto, devono essere comunque attivi sui social. Esatto. Ok, quindi hai detto che non sono tutti, perché qua ne ho contate già, no, ce no. Ne stanno abbastanza, stanno due poster, uno e due, c'è un altro poster ancora che non abbiamo avuto lo spazio di notare. E qui non sono neanche tutti, perché abbiamo inserito solo le foto, solo dei talent che hanno realizzato foto con la nostra fotografa Chiara, che abbiamo visto, esatto, prima. Quindi anche lì tutti quanti i nostri talent, piano piano, fiera per fiera, gli facciamo fare le foto con Chiara per poi poterli inserire nelle grafiche, ma comunque sul sito ci sono tutti, quindi non è che è impossibile, perché no. Di gente c'è sta che hanno collaborato, visto, certo, stanno certo, con certo. Loro. Perché mi spieghi il programma di questa settimana? Perché noi oggi stiamo a registrare, che oggi è giovedì, è il primo giorno, sì. È un giorno morto, perché è tranquillo, molto easy. Da domani, venerdì, che state vedendo il video, che c'è sta? Spiegami un po' questo programma della settimana. Da domani iniziamo innanzitutto i meet and greet con i talent. Meet and greet sarebbe per gli ignorantoni come me. È la possibilità di conoscere figure di spicco del mondo, non solo del cosplay, da noi del cosplay perché lavoriamo in questo settore, però il meet and greet è una parola generale di incontro con un personaggio che magari segui per qualunque. E ci stanno alcuni di questi qua esposti qua dietro. Domani ci sono un paio di talent, poi avremo la makeup artist Martina Riu, che realizzerà su Ale Mori, che è un'altra cosplayer che ci segue, un body painting di Harley Quinn. Ci saranno diverse attività, i body painting verranno fatti nel corso delle varie giornate. Domenica avremo un body painting a tema di Star Wars, poi domenica ci sarà il mega raduno delle Winx. Qua faremo il raduno al padiglione 5, al palco del Movie Village. Al padiglione 5, sì, proprio. Vedi, dove c'è il palco del Movie Village, perché poi faremo anche... A che ora c'è sta sto raduno? Alle 13.45, anzi il raduno è alle 13, alle 13.45 iniziamo sul palco. Mi raccomando, puntuali, se vengono in cosplay delle Winx si possono unire? Basta che si presentano alle 13 al palco del padiglione 5. Dai raga, dai. E poi continuiamo con il programma. Chi ha detto che c'è sta? Ci saranno sabato e domenica tanti talent, ci saranno talent molto forti, ci saranno Bibi e Dixie che daranno la possibilità a tutti quanti i fan di incontrarli, di scattarsi delle foto, di fare dei piccoli video con loro. Avremo il Set-O-Matic aperto tutti quanti i giorni, l'area delle Winx dove farsi la foto con le ali sul castello di Alfea, quindi gli appuntamenti ce ne sono tanti. Chiara Santaterra, che sarà a disposizione di tutti quanti i cosplayer da adesso fino a domenica sera. Quindi
voglia, c'è passate, mi raccomando, non vi vergognate, fatevi le foto, chiedeteli un selfie a lui, sto bel ragazzone, chiedeteli un selfie e taggatelo, soprattutto esatto. Taggate Epicos. Io mi scrivo, sono due pagine, Epicos Cosplay, Epicos Agency, bisogna taggarli tutte e due o ne basta una? No, conviene Epicos Cosplay. Epicos Agency è un profilo che noi abbiamo per far vedere alle aziende i lavori che abbiamo fatto, chi sono i cosplayer che collaborano con noi, quindi è più un profilo portfolio più che un profilo community. Il profilo vero e proprio è Epicos Cosplay. Epicos, quindi taggateli, fate le storie, fatevi le foto sia dal set Omatic che da Chiara Santa Terra, raga, tanta roba figa. Noi ragazzi ci vediamo questi giorni in giro a Romix a fare delle sfide, delle challenge e quindi ragazzi mi raccomando, ci vediamo a Romix e ricordatevi sempre di venire a trovarli a loro. Bravo. Che dove state? Perché alcuni, mi sono scordato la cosa principale, dove ci troviamo? Secondo padiglione a destra e poi dritto fino al mattino. No, sto scherzando. No, siamo effettivamente sì, è vero. Siamo al padiglione 9, voi entrate dal corridoio che passate a fianco al bar, superate il caffè. Vi prendete il caffè, vi girate a destra e ci vedete. Oppure dalle scale mobili, dalla cima, guardate verso destra dalle scale mobili e vedete la scritta Epicos grande come una casa. Io quando sono arrivato mi sono fermato a bar al Pier Caffè e ho visto la parte delle Wings. Ho detto lì sta Epicos. Bravo, esatto. Quindi già dal bar, se azzeccate gli occhi, vedete il coso delle Wings. Esatto. E andate, vi avvicinate senza paura, mi raccomando ragazzi. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo anche qui da Epicos. Ciao. Ciao.